evento culturale, oggi a Roma si è aperta la più grande e prima retrospettiva in Italia dedicata al grande fotografo Herbritz. C'eravamo, vediamo. Al Palazzo delle Esposizioni di Roma, la prima grande retrospettiva italiana dedicata a Herbritz. Un centinaio di fotografie, tra cui molte inedite, evocano l'opera rigorosa e sconcertante di uno dei più noti e celebrati fotografi di moda degli anni 80 e 90. Nato in California nel 1952, verso la fine degli anni 70, Herbritz fotografa i suoi amici, tra cui un giovane attore alle prime armi nel mondo del cinema. Poco tempo dopo, il ritratto di Richard Gere, fatto in una stazione di servizio durante un'escursione nel deserto, viene pubblicata da Vogue, Esquire, Mademoiselle. Herbritz impone molto presto il suo stile, disteso e luminoso, che sviluppa in modo intuitivo ispirandosi alla luce viva, al modo di vivere e alle grandi distese del sud della California. Solo in un secondo tempo, qualche anno più tardi, comincerà a interrogarsi sulla sua identità di fotografo. Realizza allora alcune immagini più personali, di ricerca, ben diverse da quanto la sua attività commerciale gli impone. Si interessa più da vicino alla storia della fotografia e si misura con i suoi maestri riconosciuti. Attento ai grandi autori di foto di moda, da Bruce Weber a Helmut Newton, ma anche ai grandi del passato, tra cui Murray, Ritz è riuscito in questi anni a imporre un nuovo modo di ritrarre, di indagare il personaggio e renderlo tale in un gioco di rappresentazione pieno di intensità e di sempre nuove soluzioni formali e tecniche.